primavera solo per i club di Serie A. Non sono d'accordo a dividerlo in due sezioni da 10 squadre. Io avrei fatto un campionato identico al campionato di Serie A, parallelo in tutto e per tutto, quando la Juventus giocava contro il Napoli, la primavera giocava ugualmente. Invece hanno voluto, per problemi di economia, poiché siamo dei morti di fame, io non mi ritengo tale, non possiamo permetterci le spese, hanno raggruppato tutte le squadre del sud più vicino, tutte le squadre del nord più vicino. Coperta troppo corta? Quando si allungherà? Dormiremo sempre con i piedi scoperti? Chi lo sa? Sulla Supercoppa cosa hanno deciso? Cosa succederà? È un problema che non mi riguarda, perché io ho già detto che la Supercoppa non la giocherò mai più in vita mia. Grazie. Cosa con la città? Scusa, al momento non c'è neppure l'inizio di un discorso con un'eventuale altra squadra in grado di fare un... A me non mi ha telefonato nessuno, io l'unico incontro che ho avuto è stato con il Manchester City e non c'erano, diciamo, i presupposti economici per poter fare l'operazione. Ma si è rotto qualcosa con la città di Napoli? Ma no, lei da quanti anni fa è giornalista? Questo ambiente. Lei sa che in questo ambiente esiste, diciamo, il furore del tifo, no? Quindi quando si tifa l'adrenalina va a mille e quindi uno a un certo punto non vuole mai essere secondo a nessuno. E quindi non è che si interrompe qualche cosa. E poi tra l'altro Cavani ha fatto anche chiarezza e ha anche detto... Non mi sembra che queste siano le mie dichiarazioni, ma sono le dichiarazioni di parte della mia famiglia. Io la mia famiglia non posso imbavagliarla, quindi non ne sono responsabile. Come ognuno di noi quando diventa maggiorenne non può farsi carico anche delle cose che dicono quelli che ti stanno vicino. La verità è che gli unici che sono autorizzati a parlare sono il presidente del Napoli, il signor Cavani e il suo agente Triulzi. Fine dei giochi. Signor Presidente, ha un sogno? Siete arrivati vicinissimi alla Juventus, adesso manca quest'ultimo gradino? Ma io non ho mai pensato alla Juventus. Con la Juventus ci penso solo perché è la più bella sfida dell'anno, ma da sempre, da quando eravamo in Serie C e ci giocavamo il trofeo Birra Moretti, poi ci siamo ritrovati in Serie B perché erano retrocessi in Serie B e sono state tre partite eccezionali, perché anche lì mi sembra che ci fosse il torneo Birra Moretti, il trofeo Birra Moretti quell'anno, più due di campionato. Continueremo, credo, a coltivare questa sfida importante, però noi stiamo pensando di rafforzare sempre la società per essere competitivi nel mondo, non è che pensiamo alla Juventus, cioè non è il nostro fine o il nostro scopo quello di pensare alla Juventus. La Juventus è una squadra importantissima che ha una storia fondamentale per il calcio italiano, noi la rispettiamo, quando si rispetta una squadra la si teme anche, così come credo che loro temano il Napoli, perché hanno capito in questi 8 anni di presidenza De Laurentiis che il Napoli è una squadra che non regala niente a nessuno e non fa mai sconti sul campo. Rispetto a quello che vi siete detti con Benitez, le chiedo un'ultima cosa. Secondo lei quanto manca, adesso non le chiedo i nomi, insomma, alla costruzione di quello che state cercando di fare, a che punto siete? Ma veda, se rimane Cavani è un discorso, se non rimane Cavani le strade diventano altre, quindi secondo me è prematuro per fare tutti i ragionamenti del caso, non solo è prematuro, ma poi un conto è esaminare il materiale che uno ha in casa sul tavolino e un conto verificarlo durante il periodo di ritiro e quindi degli allenamenti. Noi abbiamo dal 10 di luglio, il momento in cui ci si riunirà, fino al 26 di luglio, quei 16 giorni che saranno fondamentali per far capire al nostro allenatore quanti forse sono più giusti di quanto avesse pensato per la causa Napoli e quanti invece non siano giusti per quello che lui ha in mente. Grazie. Grazie. Presidente, è vero il calcio inglese, il suo interesse verso il Leyton? Il suo interesse verso il Leyton? Io sono interessato al calcio inglese, al calcio americano e al calcio brasiliano, ma questo l'ho sempre detto, non è una novità. Poi
le singole squadre, queste andremo a vedere quali sono quelle che saranno più giuste, ritenute tali per noi. Zuniga non è vendibile, l'ho sempre detto. Io quando dico una cosa è quella, non è che io cambio mai idea. Dovrebbe essere il signor Benitez che mi dice ma Zuniga non va bene per me, cosa che non credo perché lo conosce. Zuniga va bene per noi, l'anno prossimo quando avrà finito con noi andrà dove vuole.